Ehi la ciurma, io sono Mazzatessa e benvenuti in questo nuovissimo episodio di Extraterran Conflict. Quest'oggi continueremo l'esplorazione di questa zona e possibilmente compreremo un nuovo cargo. Vorrei vedere un attimo quanti soldi abbiamo, 361.000, potremmo farcela. Speriamo, incrociamo le dita, ci vediamo quando succederà qualcosa di interessante. Ciurma, non so se era mai successo, ma siamo entrati, mi pare, per la prima volta in un settore Paranid. Non mi pare che abbiamo mai incontrato questo tipo di razza. Ci troviamo indicativamente a sud-est di Argon Prime. Come potete vedere, questo Argon Prime ci troviamo ora qua giù. Sono andato in linea retta sempre verso sud, passando per un settore pirati, ma non pericoloso, per un settore Argon molto denso, per un settore pirati di nuovo non pericoloso e siamo arrivati a un settore Paranid. Questa dovrebbe essere la parte meridionale di questo blocco qua dell'universo, questo blocco qua dove stiamo viaggiando per ora, dove ci sono, se non ricordo male, vari settori Paranid. Tra l'altro qua è nebulosa di Eron, non abbiamo mai scoperto il portale che va in là. Forse non ci siamo mai arrivati, non l'abbiamo mai preso, non lo so. Comunque niente, adesso vedremo di esplorare un po'. Non vedo molte cose qua, ma andiamo a parcheggiare così non rischiamo nessun Docking granted. problema, ecco. Autopilot activated. Bella stazione, tra l'altro. Ciurma, abbiamo un piccolo problema, nel senso che siamo di nuovo in un settore Paranid. Ma questa volta è un settore primario. Ora ho controllato perché non mi facevano parcheggiare in nessuna delle loro stazioni e ho scoperto che siamo dei nomadi impuri per i Paranid, che è appena sotto la neutralità. Quindi ci guardano un po' con disprezzo e per quello non possiamo entrare nelle stazioni spaziali dei loro settori primari. Quindi dovremo poi svolgere delle missioni per loro in modo da rendercene un pochettino più amici, altrimenti saremo tagliati fuori dai loro settori. Per fare le missioni, ovviamente, mi converrà prendere una nave diversa che non sia questa, perché con questa non possiamo fare nulla di nulla. E per le missioni, ovviamente, ci servirà andare nei settori secondari, tipo quello che abbiamo incontrato prima, Pietas del Sacerdote, è un Paranid, ma è periferico e quindi possiamo attraccare. Mentre invece in Anelli del Sacerdote, che è primario, non siamo molto ben voluti. Anzi, che non ci hanno minacciato, non hanno voluto disintegrarci, ma questo forse perché non siamo abbastanza nemici, cioè non siamo nemici, siamo solo un po' malvisti, ecco. Dovremo quindi andare ad approdare nel prossimo sistema, sperando che non sia primario, perché sennò il salvataggio diventa sempre più lontano nel tempo. Finalmente siamo riusciti a parcheggiarci per un altro salvataggio. Ho esplorato un pochettino, ma ho trovato solo settori primari dove mi era impossibile parcheggiarmi. Perché allora il giro che ho fatto è stato da Pietas del Sacerdote, Anelli del Sacerdote, poi Dominio del Duca, poi Confini dell'Impero, poi Terra Paranid, che sarebbe Paranid Prime, poi Miniere dell'Imperatore, che è sempre Paranid, ma per fortuna è periferico. Mentre se notate, tutti questi sono Paranid primario, questi quattro centrali. E quindi mi era assolutamente impossibile. Li ho esplorati, ma non potevo fermarmi per salvare. Ora siamo qui su quello che è un altro settore secondario e in particolare siamo sotto i confini dei territori Argon, come possiamo notare, perché qui Nube di Sud-Ovest è un territorio Argon. Qui non ci sono dei collegamenti con Nube di Sud-Est e cintura di asteroidi, ma ce n'è uno con Nube di Sud-Ovest, quindi questi viaggiano in parallelo senza avere dei collegamenti con i settori Argon, anche perché sennò probabilmente non sarebbero primari questi, se fossero a contatto con dei settori stranieri. Qui non dovrebbe esserci nessun collegamento in direzione ovest, perché siamo nel margine, diciamo, dell'universo. Mentre potrei trovare verosimilmente qualcosa a sud, qualcosa a nord di sicuro, forse questo qua proprio, che stiamo visualizzando adesso. Ok, sì, è molto spostato, ma è il warp
per andare a nord, che dopo andremo magari a prendere. Andiamo a vedere se per caso c'è qualche portale su. Ci sono tantissime miniere. Questo potrebbe essere un ottimo settore dove fare un po' di commercio. Tra l'altro mi pare che si guadagni anche reputazione commerciando, quindi potrebbe alzare i nostri rapporti con i Paranid. Ma in realtà non ne sono per niente sicuro al riguardo. Cioè, forse con il commercio manuale sì, ma se si mandano delle altre astronavi non ne sono così tanto sicuro. Vediamo un attimo, per esempio, con gli Argon se per caso siamo migliorati parecchio. Alleato sicuro, boh, 75%. Dovrò farci un pochettino caso. Siamo saliti di livello per quanto riguarda la compravendita, siamo piccolo imprenditore. Nel frattempo abbiamo un bel po' di soldi, quindi credo che andremo a comprare un altro cargo. E niente, questo è quanto. Anzi, diciamo che magari mi indirizzo subito verso nube di sud-est, così possiamo andare al cantiere federale e comprare il prossimo cargo. Sì, Sale, ho comprato un carico di carne kahuna, di bistecche kahuna, e è salito da 75 a 76%. È parecchio lento il discorso, ma effettivamente potrebbe essere interessante investire in questo cargo che stiamo comprando adesso per mandarlo nei settori Paranid e quindi aumentare un po' la nostra reputazione nei loro confronti. Anche perché poi più ci discostiamo dallo zero, più è difficile guadagnare reputazione. Quindi è normale che nei settori Argon guadagnare reputazione sia molto più difficile che non nei settori Paranid, dove siamo più o meno vicino allo zero, vicino alla neutralità nelle relazioni. Allora, eccoci qua. Quindi andremo a comprare nuovamente un cargo uguale al vecchio, se non ricordo male, che avevamo comprato. No, non avevamo comprato qua il Mercury. Mercury, Lodi, and all Ah, space l'abbiamo comprato centers, ai Teladi. and can always Abbiamo be comprato dai found wherever Teladi, è the vero, adesso largest profit ricordo. is to be Devo vedere però made. se abbiamo Remember, inclusive. la. Il nostro Elite. È nello spazioporto officina Teladi, ottimo! Quindi possiamo comprarlo da remoto, se non sbaglio. No, è lo spazioporto officina. Navigazione, tu attracca a. Cantiere Docking Teladi. granted. Command E accepted. aspettiamo un attimo qua. No, è vero, non posso fare il. Vabbè. Però no, intanto facciamo che controllare un po' qua che cosa possono venderci, perché Incoming message. sarà arrivato. Allora, il Mercury va fino a 100 al secondo, ma ha meno cargo, e quindi l'avevamo scartato la scorsa volta. Questo va 80 al secondo, ma fino a Mercury is 8000 the latest. unità. Rispetto a 4000 è tutto un altro discorso, il Mercury Hauler. È vero che perde 20 metri al secondo, però. E costa anche un pochettino di più la versione base. Mercury is the latest addition Questo to invece the va ancora Argon più merchant lento e ha fleet. meno carico dell'hauler, perché il Mercury Supercargo invece va un po' più lento degli 80 km orari Mercury e is da the latest addition to 5.000 a. the Argon. No, Mercury Hauler. Mi sa che è il migliore per ora. Mi piace di più anche di quello che abbiamo comprato come Mechanics, diciamo. E potremmo prendere la versione base e poi magari espanderla in futuro. Allora, ho mandato l'Elite in Attention, esplorazione e il Vulture Chunker costa parecchio the meno effettivamente, Vulture perché is the già di base trading costa vessel commonly 237.000, used by the poi Teladi in all espandendo con space gli centers scudi and can viene always a be found. costare 400.000, quindi quello espanso, mentre il nostro costa di più. Però come cargo abbiamo 4.500 unità, mentre qui ne abbiamo molte di più di unità perché sono 8.000, cioè il massimo dell'espansione. Quindi direi che vale proprio la pena di pagare dei soldi in più per avere questa opportunità. Anzi, io direi che faccio che prendere il mio Elite e lo faccio attraccare qua. In modo che se per caso dovessimo avere in Docking futuro granted. bisogno di Command accepted. dell'acquisto di altre navi, abbiamo già qualcuno in remoto che ce le può comprare. Una nave in remoto ce le può comprare.
Allora, abbiamo detto Mercury Hauler, vero? 8.000 unità, Mercury, oh, sì, domestication to ok. the Argo Allora, merchant fleet. prendiamone uno. Ship ordered at shipyard. Ok, di base e ci danno uno scudo da un Megajoule, che non serve a un Kaiser, e software di commercio MK1. Ok, allora. Armi, no. Scudo da 200 Megajoule, no, vorrei quello da... The 200. No, infatti non può montarlo quello. Your cargo bay will be Estensione della stiva, extended by a posso... certain amount of cargo units using subspace Crebbio, compression quanto cavolo technology. può espandere la stiva? Insufficient credits. Tantissimo. Eh sì, no, effettivamente. Ci vorranno un sacco di soldi, però. Products are not Allora, locked. il motore lo potenzierei, però, effettivamente. Engine E anche la tuning installed. manovrabilità. Rudder Che non ci costano optimization troppi soldi, installed. diciamo. Acceleratore temporale a singolarità ci sta, la Singularity Engine TS. Time Accelerator installed. Dispositivo di commercio remoto Trading System serve. Duplex Extension. scanner Duplex serve. Scanner installed. Potenziamento Boost acceleratore ci sta. Extension installed. Wow, scanner ok, scanner minerario no. Software comandi speciali. Software commercio MK2, sì. Installed. E boh, ora mancano solo, tra virgolette, più gli scudi. Allora, per comprare gli scudi dovremmo vedere dove abbiamo dei Incoming settori che message. vendono scudi qui nei dintorni. Allora, innanzitutto facciamo che... rinominarla. E in questo caso la chiamerò in onore del mio amico Lorenzo Repetti, la chiamerò Repez. Manufacturers. Ottimo, 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 perché già qui nello stesso settore, in Nube di Sud-Est, c'è uno scudo medio leggero complesso, no, scudo medio complesso alfa e scudo leggero complesso alfa. È un ottimo discorso e quindi direi che possiamo mandare già direttamente la nostra nave Repez Attention, Falcon 9 Prime is closing for maintenance. no, Command accepted. aspetta, oh, ordini, navigazione, attraccare a... Scudo Docking medio. granted. Command accepted. Noi salpiamo al suo seguito. Guardate che bellina. Ecco, magari non distruggiamocela nel frattempo. Che bellina. La nostra nuova navetta. Ciurma, siamo anche oggi arrivati in conclusione del video. Sono andato ad esplorare altre zone qui a sud di Terra Paranid. Come potete vedere, siamo andati qua in settore dei predicatori e visione del duca. Ho mandato la astronave Repez Incoming a message. comprare degli scudi, ne ho comprati due, ma questa qua, a differenza delle altre, ne monta fino a un massimo di 4, quindi ci mancano ancora soldi per comprare gli altri due scudi medi e poi potremo iniziare anche con questa a commerciare. Non abbiamo più praticamente soldi perché, come potete vedere, siamo rimasti quasi a secco e le due astronavi commercianti, Pierpippi e Mocanix, stanno ancora andando a comprare roba, quindi ho bisogno di mantenere un po' di soldi per far loro comprare delle merci da vendere, altrimenti Successfully siamo nei guai. docked. In the name E of detto Priestess questo, io vi Rosal, invito a you lasciare un are mi piace, Priestess. iscrivervi se per Welcome caso to non avete già aboard. fatto e lasciare un Connection commento to qua global sotto. Vi trading ricordo anche che il link della established. mia pagina Facebook e del canale Telegram sono qui sotto in descrizione, come sempre. E una buona giornata per tutti voi che state guardando. Ciao!